Sport e solidarietà è un connubio vincente per la raccolta di fondi. Anche la sua testimonianza oggi a Pistoia è molto importante, è sempre sensibile a questi richiami. Ma io credo che sia un dovere, no? Cioè io ho avuto la fortuna di poter fare un lavoro che mi piace molto, che mi ha portato popolarità e che mi ha portato in Serie A, in televisione, no? E se si limitasse a quello sarebbe molto triste, invece poter utilizzare la popolarità per far sì che la gente si avvicini alla beneficenza, al volontariato, credo profondamente che molti problemi si possano risolvere unendosi in comunità e tentando di affrontarli senza troppo lamentarsi. Dico spesso che se ognuno di noi facesse un piccolo pezzettino, questo piccolo pezzettino si potrebbe aggiungere ad altri piccoli pezzettini, no? Il concetto della formichina, da solo non si fa niente, tante formiche riescono a fare un grande progetto, e quindi questo, io sono una piccola formichina che insieme a tante altre formichine magari riusciamo a fare un bel progetto. Un messaggio importante anche per il vivaio, questi ragazzi che iniziano a giocare per la solidarietà, che cosa ne pensi? No, penso che il calcio a quest'età deve essere gioco puro senza altra motivazione, ma riuscire a far capire loro che giocare significa poter aiutare dei ragazzini che sono meno fortunati di loro, questo è un messaggio che anche se sono piccoli possono già recepire, perché già da piccoli si possono educare al fatto che si può aiutare, no? E se il calcio diventa una forma d'aiuto, e il calcio è la cosa più bella, perché quando vedo la tristezza dei genitori che dicono vai, vinci, vinci, spingi, spingi, quella roba lì mi fa tristezza. Quando vedo il gioco a questo livello mi fa gioia e diventa un bel vedere, no? Quindi nessuno guarda chi vince o chi perde, si guarda essere qui e divertirsi tutti insieme. Senti, un messaggio ai pistoiesi, perché oggi partecipano numerosissimi a We Love. Beh ragazzi, secondo me non c'è da dare un messaggio, c'è da venire qua, comprare il biglietto, fare beneficenza, non tentare di entrare senza pagare, perché nessuno qua ci servono i soldini per fare il progetto. Me l'hanno spiegato bene, molto bene, io garantisco che il progetto ha un fine sociale importante e serio, e sono convinto che nessuno guadagni niente, che nessuno percepisca niente se non la realizzazione del progetto. Si può fare solo se la gente dona, e per farla donare bisogna venire qua. E quindi ragazzi, io vi aspetto qua e sono qua. Ciao, grazie.